cerca spazio. C'è il tiro, para con grande sicurezza. Perfetta la parata. Sì. Ottima giocata. Ci mette la testa. Pavoletti, ecco nel sacca. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. Siamo testi. Mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. Non sbaglia. Vantaggio che diventa pesante. Tocco morbido. C'è il lancio, grande intuizione. Occasione da rete. Grande parata dell'estremo difensore. Cross di Suso. Incornata. E c'è la rete. È un gol importante. Cambia tutto, ridà speranza. Cerca il passaggio profondo. Chance per tirare. Salvati dal palo. E l'arbitro dice che può bastare. Non hanno... Per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Porca Valero. Valero. E il portiere dice di no. Pronto dalla bandierina. Incornata. E c'è il gol dell'Inter. E nonostante la pressione della difesa non ha perso la calma e ha messo la palla in rete. Perisic. Buon lancio. Tocca con la testa. Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Cerca di allungare il gioco. Cerca lo spunto. Borriello. Allontana il pallone. Va di testa. E colpisce il palo. Cerca la profondità. Icardi gonfia la rete. Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. E c'è una palla filtrante. Ecco il tiro. Sono stati sfortunati. Può calciare la rete. Occhio al tiro. Perfetta la parata. La palla entra. Prova a salire in aria. Va in rete. E hanno trovato subito gol. Cross in arrivo. Devia di testa. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravo. Pallone alto nello spazio. Bel chance per tirare. Mauro Icardi. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha difeso benissimo il pallone con il fisico. Colpisce. È un tentativo. La sfera entra in porta. Ci aspetta un finale intensissimo dopo questo gol. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Libera, ci prova. È un grande riflesso. Il portiere ha reagito proprio bene su quel tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato. Cerca il tiro. Cerca spazio. Lucas Castro riceve la palla. Tocca con la testa. E c'è gol del Chievo. Un grande colpo di testa. Ha colpito perfettamente il pallone come voleva. Spazza via. Occasione da rete. Crossa il pallone al centro. E va a colpire di testa. Cerelli. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. E questa è stata una prova davvero poco convincente. Prova il cross, ci mette la testa. La butta via e fa respirare la difesa. C'è il retropassaggio. Chance per tirare. Tiro davvero da dimenticare. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Scodella il cross. Dybala. Dybala. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Belotti! Cerca di lanciare il compagno. Mandzukic! Aveva messo dentro davvero un gran pallone. Alexandro.
Vuole il... ecco il tiro. Ci è andato molto vicino. Questa potrebbe essere l'ultima azione. Cerca il passaggio. Va di testa. Ha colpito di testa, ma la palla è uscita di poco. Un bel colpo di testa. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Nessun vincitore, nessun gol soprattutto. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto tattica, piuttosto bloccata, anche un po' noiosa.